Si sono immersi nelle splendide colline di Cartoceto gli studenti di quinta superiore dell'Istituto Agrario Cecchi di Pesaro e più esattamente all'interno degli uliveti presenti in grande quantità su tutta l'area che circonda il paese. Lo scorso venerdì i ragazzi hanno potuto conoscere le peculiarità di questa pianta e vedere direttamente su campo le varie tecniche per la cura degli olivi, tra cui anche la potatura, secondo le tecniche di oggi. L'iniziativa si colloca all'interno delle attività del progetto finanziato dalla Regione Marche Olive Jet, valorizzazione delle risorse genetiche dell'olivo e introduzione di nuove tecniche a basso impatto ambientale nell'areale della DOP Cartoceto. Andiamo a sperimentare, a far vedere anche ai ragazzi dell'Istituto Cecchi, quindi a diffondere la conoscenza di quelle che sono le nuove tecniche agronomiche per poter portare la tradizione dell'olio DOP Cartoceto nel XXI secolo, quindi con tecnologie all'avanguardia per quanto riguarda la potatura e per quanto riguarda la crescita degli olivi, senza dimenticare il paesaggio chiaramente. Questa collaborazione da questo progetto regionale del PSR Marche è stata fondamentale, perché il consorzio e i consorziati sono cresciuti molto anche nella conoscenza del proprio territorio e l'università ci ha dato tanti strumenti e ci sta dando tanti strumenti per sperimentare, per trovare nuove strade che siano adatte al nostro territorio, che comunque il territorio marcheggiano è molto particolare, per poter far crescere e aumentare la produzione degli olivi. Tra questi strumenti, l'ausilio di droni e l'utilizzo di laser scanner per monitorare la situazione e i vari parametri sugli oliveti. I ragazzi, soddisfatti del progetto, hanno così potuto capire su campo tutti gli aspetti legati al buon rendimento di un'azienda agricola e quale visione avere per ottenere produttività da ogni pianta. Alla giornata presente il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali dell'Università Politecnica delle Marche. Quando io parlo di potatura parlo di sistema. In questo sistema ho una organizzazione dell'impianto che mi permette di entrare con il terreno inerbito. Poi mi permette di lavorare su funzioni di regolazione della pianta piuttosto che sulla geometria della pianta. Noi abbiamo bisogno di una funzione di cima che ci organizza a cono la branca per poter avere la parte produttiva nella porzione più comoda, quella in basso. D'altra parte questo lo possiamo fare oggi con l'ausilio anche delle tecnologie, per cui nel progetto abbiamo anche la possibilità di vedere questa pianta con il drone e quindi analizzarla con camere fotografiche, oppure vederla da terra con il LIDAR, con uno strumento laser che ci permette di descrivere questa pianta, portarla a casa, analizzarla al computer e vedere gli equilibri fra spazi, lo spazio pieno e lo spazio vuoto, sapendo che dobbiamo equilibrare questo per avere una buona penetrazione della luce, cosa che facciamo con la potatura tradizionale, ma che oggi possiamo fare con questa introduzione di tecnica che ci permette di descrivere la pianta e capire se è troppo piena, quanto dobbiamo asportare per poter avere poi una distribuzione ottimale della luce con il minimo di operazioni manuali.